sapete, c'è un po' di differenza tra la teoria e la pratica, e a me va sempre di parlare della mia esperienza diretta. Non ho mai eseguito un calcio laterale per difesa personale, tantomeno calci a uncino, calci all'indietro, calci girati. Allora volevo trovare una via di mezzo tra allenare un po' la muscolatura e quindi essere pronti. Sapete che se aumenti un po' il tuo potenziale, un po' ti senti più sicuro, un po' come avendo un'automobile più robusta ti senti più sicuro. Però poi noi sappiamo che se non sai guidare ti rifarai più male, e magari una persona che è brava a guidare non si fa male anche con un'auto più debole. Sappiamo bene, per esempio, chi guida la moto sa molto bene che avere più potenza sulla moto ti dà molta più sicurezza, perché puoi uscire da tante situazioni pericolose. Però il principiante, se gli metti una moto più potente, si andrà a far male. Allora dobbiamo trovare come metodo d'allenamento a pagare la necessità di avere un corpo pronto e allenato, ma nel contempo non riempirci di teorie, conoscenze, mille dettagli. Il pensiero limita l'azione, la tanta conoscenza dà risultati solo dopo tanti anni. Se io devo addestrare al combattimento una persona che vuole dedicare 1, 2 o 3 anni all'arte marziale, non posso di certo iniziare a parlare dei 1000 usi del coltello, i 10 stili, allora questo mi attacca, che tipo di coltello è, perché a secondo dell'impugnatura, non sono realtà che capitano. Allo speculatore dell'arte marziale, all'appassionato storico, ok, gli possono servire, ma per la strada, a me è capitato tante volte, non c'è un vero e proprio combattimento. Pertanto, nella stessa maniera, ragiono per i calci. Se io vi metto in testa 50 calci, è chiaro che poi ognuno sapremo tirarlo a un 50esimo, ma se io ho verificato per più di 100 volte per strada che tu dai un calcio o in mezzo alle gambe o circolare su un ginocchio in pancia o frontale in pancia e te la cavi, allora studiamo questi, portatemi prove che per strada li state adoperando e allora vi do un suggerimento in più. Fammi vedere che sai cucinare, allora ti do una cosa in più. Fammi vedere che sai cucinare quel piatto, allora te ne do uno in più. Così si impara, non innamorandosi del nozionismo. Sapete come la penso riguardo il fascino del sapere tutto, che poi però diventa una tuttologia che va contro la vera difesa personale. Detto questo, fra poco manderemo in play. Frontale sinistro, circolare sinistro. Ok ragazzi, mi sembra che vada una bomba. Ora capite bene che la tecnica deve andare avanti di pari passo con la nostra velocità e i nostri riflessi. Cioè capite bene che avere una tecnica, investire mesi e mesi per la perfezione tecnica prima di arrivare a avere il riflesso, non conviene. Perché poi ho un'automobile potentissima, cioè un corpo iperallenato, però poi non lo so adoperare. Questo è un problema. Pronti? Laterale destro, laterale sinistro, circolare destro, circolare sinistro. E stop ragazzi, stop, stop, stop. Molto bene, mi ero dimenticato di dirvi che questo ritmo che mi sono creato a casa, che dicevo una tecnica e poi facevo il gesto, l'ho creato in maniera tale che noi fossimo obbligati anche al richiamo veloce. Perché se tu devi tirare solo un colpo, ti preoccupi di andare a colpire, però poi ritorni rilassato. Se invece noi dobbiamo colpire e dobbiamo essere pronti per il prossimo, allora dobbiamo richiamare impulsivi. Ti buttano a terra e ti rialzi, vai a terra perché scivoli, succede, vai a terra perché subisci un colpo, succede, rialzati più in fretta possibile e continua con più aggressività, Lorenzo. Siete in bel mezzo di un'aggressione e dovete salvarvi la pelle. Adesso do il massimo, così, bravo Ale, in tutte le direzioni. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben
11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti.